ringrazio della presenza, perché insomma più che la conferenza stampa potremmo già fare la prima serata se questa è la risposta. Adesso passo la parola a chi vi spiegherà il progetto. Vi ringrazio due cose, vi ringrazio a nome della Casa dei Beni Comuni, che è il laboratorio cittadino dentro il quale è nato questo percorso qui, che secondo noi è il momento giusto per fare una città come Belluno in questo territorio, e che speriamo che apra un dibattito su quello che poi andremo a spiegare. Ringrazio il regista e l'attrice dello spettacolo di questa sera, a cui chiaramente invito tutti a venire a vedere. Noi ci saremo tra oggi e domani, perciò venite al teatro, perché quale miglior linguaggio che o ci sono le pizze che vi tiriamo noi, oppure c'è anche un metodo più intelligente, più bello per affrontare le cose, anche vedere il teatro. Ringrazio Renzo Poloni, presidente della Fondazione, che ci ha concesso questo spazio qui con noi, per recitante, ma in forma, e ringrazio Daniela e Tip in due funzioni: primo di padroni di casa, e anche quelli che poi portano sul territorio spettacoli come quelli di questa sera. Siamo alla fine di un'altra stagione teatrale fantastica. E li ringrazio anche perché poi, molto più banalmente, sono, come tutti noi, come molti di quelli che vedete in questa sala, attivisti di un percorso che in completa autonomia sta cercando di costruire a Belluno un laboratorio cittadino su cui si sta lavorando, stiamo producendo, e questo che adesso Valentina e Guido vi presenteranno è l'ennesimo risultato di un fatto che è molto banale da dire, ma che per noi è molto importante: si può fare politica anche fuori da certi sistemi, e in maniera intelligente, e forse ottenendo dei risultati. Detto questo, basta, passo la parola a Valentina e vi ringrazio tutti a te. Allora, diciamo che la Casa dei Beni Comuni, che voi conoscete già come laboratorio cittadino, ha deciso di aprire questo percorso, ovviamente sempre con le sue modalità, perciò delle modalità di incontro, di conoscenza, di aprire un percorso appunto sulle unioni civili, perché ci sembra importante che possa avvenire anche qui questo allargamento dei diritti, e non solo, anche di portare una tematica nel nostro territorio che è poco trattata, quale quella dell'omosessualità. Perciò per noi ha una doppia valenza questo percorso da fare, che è un percorso che vuole prima di tutto creare anche a noi stessi una cultura più ampia su queste tematiche, ma anche proprio portare in città il superamento di pregiudizi e l'allargamento dei diritti cittadini. Questo percorso qui, che abbiamo deciso di iniziare oggi proprio in concomitanza con questo bellissimo spettacolo, che per noi ha una forte valenza, nel senso che tratta una tematica, qual è l'omosessualità femminile, che è spesso vittima appunto di questi pregiudizi che noi vogliamo rovesciare, come c'è scritto, diciamo, anche nel titolo della nostra nuova battaglia. Ci saranno il primo incontro che abbiamo fissato, è già il 9 marzo, un incontro nel quale speriamo e vogliamo che partecipino anche molti giovani, infatti abbiamo scelto di farlo nell'aula magna dell'Istituto ITI. Questo incontro parlerà alla città e porterà un'esperienza che nel 2012 a Bassano è già riuscita a fare questo percorso, con modalità molto simili alle nostre, perciò diciamo aperto alla cittadinanza, con incontri, che ha spiegato molto molto bene e ha creato un grosso gruppo intorno a questo percorso, tant'è che appunto è riuscito nell'intento di creare il registro a Bassano tramite il Circolo Tondelli, che è un circolo che lavora su quella città. Questo sarà il nostro primo incontro, nel quale ci sarà anche un piccolo eventino, un piccolo concerto, perché vogliamo proprio iniziare ad aprire questo dibattito e questa tematica, cercando anche di ampliare il giro di persone con le quali possiamo discutere e parlare, e sicuramente cercando di far capire ai più giovani che stiamo parlando proprio con loro anche, perciò che ci interessa moltissimo la partecipazione anche delle persone più giovani. Sì, un po' da aggiungere, che fare le cose un po' presenti. Aiutiamo qualcosa che, al di là del percorso cittadino,
stessa provincia di Belluno, ci sono comuni che si sono già, diciamo così, spesi in questo senso, anche se secondo noi in modo ancora limitativo. Valentina parlava in modo improprio, secondo me, di registri di copie di fatto. Non è quello del registro il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo primario è quello della formazione o della riflessione, questo è il primo dato. Certo vogliamo essere concreti, ci sono cose che riguardano, secondo noi, la parte anagrafica che porta alla convivenza civile in queste città, per creare comunità. Ci sono spazi già oggi in legge che consentono di aprire i diritti che oggi sono negati. Ce ne sono altri che vediamo anche nel dibattito politico di questi giorni. Ce ne sono altri ancora, scusatemi, che Inghilterra, Francia hanno addirittura dichiarato, parliamo di 15 giorni fa. Quindi come dire, c'è molto. La prima cosa, la più importante, è quella che speriamo provochi, a cominciare da stasera, delle reazioni. Dico stasera perché per merito di uno spettacolo teatrale, che come sempre il teatro, guarda caso, porta in scena cose che nella vita ci sono da tempo, ecco, noi già ci auguriamo che già da stasera voi provochiate una scossa in una parte dei bellunesi. Noi vorremmo che questa scossa, cercheremo su questa scossa di agire per portare concretamente dei diritti laddove non ci sono, ma certamente di provocare attenzione partendo dai giovani, perché quelli che hanno la mia età, ahimè, hanno, voglio dire, un'ipocrisia consolidata nel proprio cervello ed è una difficoltà di pelle qualche volta di parlare di omosessualità al maschile o al femminile. Meno croste forse i giovani, ma certo per tutti un bagno di riflessione, un bagno di attenzione, parliamo di affettività, lo ricordo a tutti, parliamo di sentimento, questa è la parola che ci deve che contraddice, sarà il filo conduttore di questa campagna, parliamo di sentimento e diritti, due parole secondo me che sono quanto mai trasversali, certamente dentro la comunità che ci anima. Un'altra cosa che ci teniamo a dire è che il percorso che nasce oggi vuole essere, fin da quando è stato pensato, un percorso aperto. Perciò il sasso che lanciamo oggi è anche verso quelli che sono qui e verso quelli che magari ci guarderanno dopo, a informarsi, a partecipare di questo, a attraversare questo percorso qua. Crediamo che la battaglia che rovesci i diritti è in mente è una battaglia di civiltà, è una battaglia che il tempo ci impone più che una scelta. E crediamo fin da oggi che gli altri soggetti, siano costituiti, siano persone che sul territorio vogliono darci una mano perché questa cosa sia il più trasversale, il più aperto possibile, noi diamo la massima disponibilità a tutti quelli che da oggi vogliono interagire con noi e con chiunque abbia intenzione di portare avanti questo percorso perché si raggiunga il risultato. L'altro messaggio molto chiaro che vogliamo dare con il massimo della serenità possibile è anche poi alle istituzioni che governano questo territorio e questo deve essere chiaro. Non si può rimandare questa discussione alla legge nazionale sul riconoscimento delle coppie di fatto. Questa è una cosa che sentiamo da tanti anni, da quando abbiamo sentito parlare di Pax 10.000 anni fa, ma abbiamo scoperto, parlando poi con gli esperti del settore, con i ragazzi del Circolo Tondelli che vi presenteremo, che esistono formule immediatamente fattibili sui territori per dare forme di riconoscimento a questo tipo di unioni. Pensiamo, e la nostra volontà è quella di costruire un percorso che sappia anche dare strumenti agli amministratori locali per fare questo. Perciò il nostro invito è già da oggi alla giunta che governa questa città e alle giunte che governano i territori di questa provincia di seguire con noi le possibilità fattive che ci sono in questo settore. Diversi lavoratori di Tico Teatro fanno parte di questo laboratorio cittadino che si chiama la Casa dei Beni Comuni, che secondo me è veramente un fiore all'occhiello della nostra città. È un'esperienza di grande civiltà, è un'esperienza molto viva, è un'esperienza partecipata, è un'esperienza che parte dal basso, è un'esperienza necessaria che manca. Quindi siamo felici di farne parte. Devo dire che di questo a monte. TIB Teatro ha sempre pensato gli spazi, i teatri come luoghi della comunità,
luoghi aperti a tutti, aperti soprattutto ad una cosa, al confronto. Quindi non solo luogo di offerta di spettacolo, ma luogo di incontro, di confronto e di riflessione. Penso anche un'altra cosa, e sicuramente l'occasione di questa mattina lo è, e di questo ringrazio il Presidente Poloni che veramente ha permesso che questa conferenza stampa si svolgesse proprio in questo luogo della comunità che è il nostro teatro cittadino. E penso anche che il teatro, gli spettacoli, qui entro un pochino più nel mio, nel più specifico, non debbano dare delle risposte, debbano aprire degli spazi di riflessione, debba un bel teatro, e quando io esco ponendomi delle domande, degli spazi di riflessione, degli spazi di dibattito. In questo credo che il link fra il percorso che Casa dei Beni Comuni propone e lo spettacolo che proponiamo stasera sia veramente profondo, perché questo percorso non ha risposte a monte, le cerca, le vuole cercare con tutta la comunità, con tutti quelli che vogliono parteciparvi, può avere delle opinioni, ma è proprio un percorso di dibattito che pone domande alla riflessione comune. Quindi grazie. È un tema di grande civiltà, è il tema dei diritti che attraversa trasversalmente tutti, e quindi è giusto che ce ne occupiamo, che ne se ne occupi il teatro, ma che se ne occupi la società. Se può, anche perché si maschera a volte dietro atteggiamenti di natura etica quelle che sono arretratezze, diciamocelo pure, di natura culturale, che portano a dei conservatorismi nella nostra società abbastanza diffusi e che vanno pian piano superati. Se poi intorno a questo tema non si fa solo teatro importante o filosofia altrettanto importante, ma si calano anche azioni concrete, e mi ha molto colpito l'ultima parte del ragionamento che faceva Lorenzo, quindi portare all'attenzione delle giunte, degli enti locali, la possibilità di andare avanti su questo percorso per dare più diritti a quelle persone che li reclamano da tanti anni, avendo anch'io l'età insomma più vicina all'amico che mi ha preceduto, e quindi magari noi siamo portatori di maggiori incrostazioni rispetto ai giovani, e credo che ormai i tempi siano maturi perché da questo punto di vista qui si possa andare avanti. E quindi una volta che ho fatto con me stesso queste riflessioni, che dovevo così dal punto di vista etico mio fare, ho capito che non era possibile, anzi per noi era non solo un dovere ma persino una cosa positiva, un piacere, come Fondazione Teatro ospitare in questa sede questo incontro per avviare questa più che ammirevole iniziativa. Siamo onorati, ma lo sì, due, sì. Sicuramente, perché bello quello che diceva Daniela, no? Cioè noi non vogliamo mettere dei puntini su mai, semplicemente appunto, lasciare delle domande poi alla fine, no? Cioè, anche perché questo spettacolo nasce per un pubblico di ragazzi, no? Cioè, dove le cose sono molto più confuse, più sofferte, estremamente più sofferte. Cioè, io lavoro molto anche con i ragazzi in laboratori, e devo dire che questi sono ambiti dove certi temi non si possono raccontare, e quindi sono sicuramente fonte di grande sofferenza. E quindi il teatro diventa secondo noi uno strumento importante, perché raccontando una storia in qualche modo ne incarna le emozioni, no? E le emozioni, se nel momento in cui riusciamo a comunicare a qualcuno, là un segno lo lasciano, no? In qualche modo. Ecco, allora il tentativo, come dire, è quello di usare il teatro, no? Come strumento per affrontare temi scomodi, no?